Salve ragazzi, ben ritrovati, pronti per un'altra avventura insieme. Eccoci qui, i primi arrivati. Come sempre, un benvenuto a tutti voi che ormai siete fissi di questo appuntamento del mercoledì, diretta Facebook. Ciao Gabriele! Aspettiamo come al solito le 18:30 per cominciare, per dare tutte le indicazioni. Ciao Giovanni! Grande appuntamento oggi, nel senso che lavoriamo sempre con grande qualità, una seduta di allenamento che fa parte, come sapete, del programma Workout Cycling Program che vi segue per tutta la stagione. Ora, se voi lo trovate un altro gratuito che vi segue per tutto l'anno, fatemelo sapere. Ciao Giuseppe, ciao Angelo. Ecco, una cosa che potete fare è cercare di condividere al massimo con più gente possibile questi video, cercare di invitare, ciao Claudia, tutti i vostri amici sul gruppo Workout Cycling Program, cercare di farvi iscrivervi al canale YouTube. Ciao Alessio. Ancora un paio di minuti e partiremo. Come sempre vi ricordo come impostare il riscaldamento. Si parte dalla zona più bassa, dal livello della zona più bassa al livello più alto. Quindi oggi per esempio il riscaldamento inizierà con 2 minuti a fondo lungo, quindi 2 minuti in zona 1. Avrò a disposizione questi 2 minuti per portarmi dal livello più basso al livello più alto. Stessa cosa poi per il fondo lento. Oggi niente fondo medio, quindi diciamo che dobbiamo concentrarci in questo modo per i primi 5 minuti. Poco meno di un minuto. Ciao Gaetano! Fatemi sapere poi, anche se tantissimi mi scrivono, quali miglioramenti state ottenendo seguendo questo programma di allenamento. 20 secondi e partiamo. Al mio via faremo 2 minuti, fondo lungo, quindi zona 1, a 90 rpm. Pronti? 3, 2, 1, si parte ragazzi! Allora, oggi seduta molto breve, circa 35 minuti, intensa,
ma a breve. Vi ricordo che siamo nella quarta settimana di marzo, quindi è una settimana di scarico. Ora vi ricordo ancora che la settimana di scarico però non è assolutamente uguale alla settimana pre-gara, per quello c'è un pacchetto apposta che chi è interessato mi può contattare privatamente. Ancora un minuto. Pronti ad andare sui pedali? Su! Giù! Andiamo via! 3 minuti! Zona 2! Fondo lento, sempre 90 rpm, via! Anche qui dobbiamo passare dalla zona più bassa, dal livello più basso al livello più alto. Ciao Gianni, sei perdonato, ora rimettiti in linea, giù, ragazzi, la settimana di scarico è fondamentale. I muscoli hanno bisogno di rigenerarsi. Su. Poi faremo 15 secondi, 70 rpm in zona 5, quindi massimo consumo di ossigeno, e 45 secondi di recupero in zona 1. Tutto questo 5 volte, quindi un totale di 5 minuti. Per terminare il riscaldamento, un riscaldamento di 10 minuti. Andiamo via, andiamo su, sui pedali, aggiungiamo resistenza. Pronti? Su! Giù!
Recupero. Fondo, lungo. Zona 1. Livello alto. Medio alto il recupero, eh. Pronti a ripartire in fuori sella, aggiungo resistenza, su, settanta rpm, giù. Abbiamo detto, oggi durata dell'allenamento breve, 35 minuti ma intensi. Pronti per la terza, aggiungo resistenza. Su. 70 rpm. Zona 5. 95-98% della frequenza cardiaca massima, giù, il recupero in zona 1 ma livello alto, medio alto, ne mancano due e siamo ancora nel riscaldamento, eh. Aggiungo resistenza. Pronti? Ale! Giù! Manca una, poi entriamo nella parte centrale dell'allenamento, eseguiremo un solo esercizio nella parte centrale, aggiungo resistenza, via! Giù! Allora, andiamo a spiegare l'esercizio. Faremo un fartlek, 15 secondi, zona 6, ok? 100 rpm e 15 secondi, zona 1. 90 rpm, zona medio alta, per 6 volte, poi 4 minuti a fondo lento, zona 2, aggiungo resistenza, 15 secondi in zona 6, 100 rpm, via! Apro!
Via! Aggiungo! Via! Apro! E sono tre! Pronti? Aggiungo! Via! Apro! Pronti? Ciao Rocco! Aggiungo! Via! Apro! Ne manca una! Aggiungo! Via! Apro! Fondo, lento, 4 minuti. Allora, questo lavoro, compresi i 4 minuti, fondo lento, in zona 2, lo dobbiamo ripetere altre 2 volte. Siamo nella zona medio-alta, eh? Ve l'ho detto ragazzi, breve ma intenso. Ciao Gianni! Quarta settimana di marzo, settimana di scarico. Andiamo su! Two.
Intanto ti vado a dare una notizia. Domenica mattina, ore 9:30, faremo una diretta sempre qui sulla pagina Facebook, dove andremo ad affrontare uno degli 8 allenamenti previsti nel pacchetto Migliorare in Salita, un pacchetto dedicato soprattutto a chi ha le salite lontano da casa, ok, o quando c'è il maltempo, oppure non ha tanto tempo, ok? Allora, ma un pacchetto di 8 allenamenti specifici dove andremo ad allenare tutte le caratteristiche che deve avere uno scalatore. Pronti? Resistenza, via! Aggiungo resistenza. Via. Apro. Pronti per la terza? Resistenza. Via. Apro. Ancora tre. Resistenza. Via. Apro. Meno due. Resistenza. Via. Apro. Solo una. Resistenza. Via. Apro. Zona 2. Manca una serie. Sentite il cuore come pompa.
ancora 3 minuti, poi ripartiamo con la serie finale. Quindi rimaniamo nel livello medio-alto, eh? Però immaginate scattare in salita e poi continuare non riposando al massimo ma spingendo ancora. Andiamo sui pedali. Parlavamo allora della dieta di domenica mattina. Un allenamento dedicato alla soglia anaerobica. Quindi mi raccomando, venite preparati. Ore 9:30. Allenamento, diciamo lancio del pacchetto migliorare in salita. Andrà, sarà disponibile dalla prima settimana di aprile. Chiunque fosse interessato mi potrà contattare privatamente. Allora, 15 secondi e ripartiamo con i 15 secondi in zona 6, 100 RPM. Aggiungo resistenza, via! Meno 5, via via, apro, ne rimangono due. Resistenza,
Via! Apro! Una! Solo una! Resistenza! Via! Fondo lento! Zona medio-alta! Vediamo, anche se l'allenamento è corto. Meno di 3 minuti. Sui pedali con me! Ci stiamo un po' più del solito, Ancora un punto. Fondo lento, zona 2. 90 RPM. 75-80% della frequenza cardiaca massima. Allenamento breve ma intenso. Sempre grande qualità con un workout cycling program. Ok.
Ok. Fondo lungo. Zona 1. 3 minuti insieme. Poi vi consiglio di farne almeno altri 2 da soli, pedalando alla vostra cadenza preferita per quanto riguarda il defaticamento. Allora, qui dobbiamo andare dal livello più alto al livello più basso, no? In questi 3/5 minuti. Andiamo a rivedere come nostra usanza, come nostra prassi, quello che abbiamo fatto oggi. Marzo, quarta settimana, settimana di scarico, allenamento cardio. Ripeto, settimana di scarico che non è uguale alla settimana pre-gara. Per quella mi potete contattare in privato. Abbiamo iniziato il nostro riscaldamento, fondo lungo, poi fondo lento, poi subito abbiamo alternato un lavoro in fuorisella in zona 5, massimo consumo d'ossigeno, ad un recupero in zona 1 a fondo lungo per 5 volte. Poi parte centrale dell'allenamento, abbiamo fatto un fartlek, 15 secondi di lavoro, 15 di recupero, 15 secondi di lavoro in zona 6, i 15 secondi di recupero in zona 1 per 6 volte e poi 4 minuti in zona 2, questa mega serie, chiamiamola, per 3 volte. Infine, defaticamento. Vi ricordo l'appuntamento di domenica mattina, ore 9:30, pagina Facebook Workout Cycling Program, allenamento per la soglia anaerobica, un allenamento facente parte del pacchetto Migliorare in Salita, che sarà disponibile dalla prima settimana di aprile, contattandomi in privato. Ragazzi, vi ringrazio di essere stati con me. Ci vediamo domenica o mercoledì prossimo. Ciao! Ora, doccetta, spero che stiate facendo i 2 minuti da soli. Ciao Giovanni, ciao Gaetano, ciao ragazzi. Ci vediamo o domenica 9:30 o mercoledì prossimo, sempre seduta cardio. Ciao ciao!